Tutti. Sì, sono. In particolare ai rappresentanti della stampa che sono qui presenti in questa conferenza, io chiedo a priori il nostro, diciamo, un atteggiamento nei miei confronti benevolo, perché come certamente già traspare, questa cosa a cui non sono avvezzo non è che non tocchi anche il lato, diciamo così, emozionale del mio carattere. Io credo di dover intanto giustificare agli occhi di qualcuno, perché la domanda che precedentemente mi è stata fatta, perché e chi te l'ha fatta fare. Allora intanto io voglio dire che io sono onorato di essere stato fortemente sollecitato da tre forze politiche che rappresentano un quadro complessivo del centro-sinistra, a cui chi conosce la mia storia sa essere stato sempre vicino, ma soprattutto una parte consistente dell'opinione pubblica, da questi rappresentati, e che sono venuti a invitarmi, a pregarmi quasi, di assumere quest'ordine. E lo hanno fatto in una maniera tale per cui ai miei occhi non si poteva dire che sì. Perché? Perché io ritengo che ci siano persone abituate a fare soltanto il controcanto, e sempre il controcanto, vale a dire quelle persone che sono abituate a lamentarsi, e ci sono invece quelle persone che magari si lamentano poco, ma che sono abituate a metterci il loro lavoro e il loro impegno, perché le cose, se non vanno e si possono modificare in meglio, possa essere raggiunto questo risultato. A me piace considerarmi una di queste persone. Per quello che riguarda la domanda che mi è stata fatta, che cosa lei pensa di ottenere con il suo impegno personale? Beh, il mio impegno personale intanto è volto ovviamente a cercare di migliorare nei limiti del possibile la situazione della nostra comunità. Però un aspetto più ambizioso vorrei cogliere, che è quello di cercare, facendo un po' di buona politica, di riavvicinare un pochino la gente alla politica stessa, perché tutti quanti diciamo che la politica ormai è distaccata dalle persone. Le persone, la cittadinanza, i cittadini in genere, a loro volta si distaccano, si disamorano sempre di più nei confronti della politica. Allora, se noi facciamo bene, se noi dimostriamo alla gente che la politica possiamo anche farla in maniera pulita, in maniera rivolta alle loro esigenze, io penso che riusciremo a recuperare un pochino di credibilità e quindi a riavvicinare la gente alla politica. Per quello che riguarda poi l'altro obiettivo è quello di moderare. A me questo termine piace molto. Quindi io spero che la scesa in campo di Pino Bellocchi significhi una campagna elettorale moderata, che sia scevra da attacchi personali,
in cui possibilmente, se abbiamo da dire qualcosa sui contenuti, là si dica, soprattutto che si dica come